La conferenza delle regioni ha sostanzialmente accolto tante delle richieste delle regioni. Da parte nostra siamo soddisfatti sul fatto che la scuola rimane riaperta e quindi la DAD, come da qualche parte era stata richiesta, non viene introdotta immediatamente e quindi con venerdì e anche poi con lunedì le scuole in Trentino potranno riaprire regolarmente. Questo è un bel messaggio perché lo avevamo fortemente richiesto come provincia autonoma di Trento, perché crediamo nella continuità scolastica e crediamo nella possibilità che, nonostante il percorso del contagio che c'è ed è importante, le scuole possono proseguire. Ovviamente sono aperte le scuole con i livelli di contagio, quindi dipendendo dal tipo di scuola, con uno, due o tre contagi, poi le classi andranno in quarantena. Però questa era stata la richiesta delle regioni. Non siamo invece d'accordo sul fatto che per le scuole superiori sia prevista la DAD dopo un determinato numero di contagi per coloro che non sono vaccinati. Questo non perché siamo pro vaccino o contro vaccino, la posizione della provincia è sempre stata molto chiara su questo tema e quindi invitiamo sempre tutti a vaccinarsi. Il tema è che riuscire ad organizzare il percorso scolastico per alcuni studenti in presenza ed alcuni studenti a distanza sia molto, molto difficile sotto l'aspetto organizzativo e quindi si creerebbe una discriminazione che non è solo sanitaria, diciamolo, ma è soprattutto scolastica nella formazione dei giovani. Quindi abbiamo chiesto al governo di tenere conto di questa difficoltà e quindi di prevedere di andare in DAD per tutti o per nessuno dopo un determinato numero di contagi che rispecchiano una gravità della situazione all'interno della classe.